Buonasera, sono le ore 21 dallo studio centrale di TV6. Ricominciamo per il 38esimo anno questa avventura con Replay, un momento dedicato in ogni settimana alle vicende del Pescara. Lo facciamo con lo stesso entusiasmo di sempre, con la stessa passione. Soprattutto abbiamo il privilegio del vostro tempo e questo è lo slogan che ci riempie di gioia e di orgoglio, a prescindere dalla categoria. Ringrazio l'editore di questa emittente, tutto lo staff tecnico e giornalistico, nella circostanza il nostro regista Maurizio Daguì, poi Loris Bennato alle telecamere ed il collega Andrea Costantini, che saluto subito. Buonasera Andrea, buonasera, buon campionato Enrico. Anche a te. E vado a salutare Grazie. Subito i primi ospiti di questa puntata in uno studio rinnovato, in uno studio che abbiamo il piacere di ritrovare con ospiti in studio, al contrario di quanto avveniva nelle precedenti stagioni per la pandemia. Quindi vado a salutare e ringrazio gli ospiti di questa prima puntata, l'assessore al Comune di Pescara, l'avvocato Luigi Albore Mascia. Buonasera Luigi, buonasera a tutti, bentrovati. Un nostro compagno di viaggio sarà ancora una volta Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Buonasera a te, salve a tutti. Tra gli ospiti questa sera ho il piacere di avere il direttore sportivo Andrea Masciangelo. Buonasera Andrea. Buonasera, grazie a tutti per e essere grazie qui con noi. Grazie. Un altro amico di questa trasmissione, Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera a te. E colgo l'occasione anche per salutare Totò De Leonardis, che non sarà con noi nelle prime puntate ma ritroverete da metà settembre. Dopo questa presentazione doverosa da parte nostra, perché è sempre un piacere entrare nelle vostre case, diciamo che sono le ultime ore di calcio mercato dopo la prima vittoria della Pescara conquistata contro l'Ancona Matelica, mercato che si chiuderà domani sera alle ore 20. Non ci sono notizie ufficiali riguardanti il Pescara, tra poco Andrea Costantini poi ci parlerà anche di altre operazioni. Non ci sono notizie ufficiali, a Milano c'è il direttore sportivo del Pescara Matteassi, è arrivato anche il presidente Sebastiani, la voce che sta circolando nelle ultime ore riguarda Luca Clemenza, che è molto vicino alla Pescara, potrebbe firmare un contratto biennale. Invece per ora nulla da fare per Galano all'Alessandria, non c'è stata una richiesta specifica, così ha detto il DS piemontese Fabio Artico, ex attaccante del Pescara. Quindi Clemenza potrebbe diventare bianco-azzurro nelle prossime ore, così come potrebbe arrivare Giuseppe Rizzo, una trattativa che ormai va avanti da diverso tempo, Rizzo dalla Triestina. Poi ci sono altre notizie non di rilievo, come quelle di Clemenza e di Rizzo, riguardo un'operazione con il Benevento per il giovane portiere Igor Lucatelli, che potrebbe tornare nella primavera biancoazzurra, ed il centrocampista Sanogo, che ha fatto le giovanili con i campani. Per quanto riguarda Balzano, il difensore attende che si liberi un posto in lista, e questa è una problematica maggiore dopo le voci che riguardano appunto Rizzo, Clemenza e Galano che non parte. Busellato ancora non trova sistemazione, niente da fare finora con il Cosenza, si è provato con la Ternana ma non ci sono stati sviluppi. Intanto è saltato un obiettivo in attacco, Lanini ha firmato con la Reggiana, Reggiana che è in campo. E poi c'è il difensore Lorenzo Romano delle giovanili in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina. Però Andrea, ci sono notizie riguardanti anche squadre di Serie B e soprattutto sì, un allenatore che conosciamo molto bene qui in Abruzzo. Assolutamente sì, perché è saltata la prima panchina nel campionato di Serie B. Massimo Paci, l'ex allenatore del Teramo, non è più l'allenatore del Pordenone, sconfitta all'esordio in casa contro il Perugia per 1-0, ieri una sconfitta rovinosa a Ferrara per 5-0 contro la SPAL, c'era stata anche l'eliminazione in Coppa Italia. Insomma, dopo queste tre sconfitte il patron del Pordenone, Lovisa, ha preso la decisione di esonerare subito Massimo Paci. Massimo Rastelli è il principale candidato alla sua sostituzione,
Simeone. Domani dovrebbe esserci l'ufficialità, erano circolati anche altri nomi, tra cui quello di Giuseppe Bepi Pillon, ma anche quello di Roberto Venturato, però dovrebbe essere Rastelli il nuovo allenatore del Pordenone. Poi, come dicevi, si sta giocando una gara del girone B di Serie C, il girone del Pescara. Reggiana in vantaggio 1-0 sul Montevarchi, rete di Zamparo. Siamo all'intervallo, tra poco il secondo tempo, a te. Tra le tante notizie ricordiamo anche che Di Grazia per ora resta a Pescara, per ora, sì. Niente da fare per il trasferimento al Foggia. Belloni al Limolese è quasi fatta, sarà girato anche la Manna. Insomma, il mercato sta entrando nel vivo, però dedicheremo la seconda parte della trasmissione proprio per queste voci, queste notizie che arrivano da Milano, per aprire il discorso tecnico, perché si è iniziato il campionato. Ovviamente quest'anno in Serie C avremo nel nostro palinsesto due trasmissioni, il lunedì replay dedicato al Pescara, il martedì Pro Teramo con Jacopo Forcella, quindi questa sera ovviamente lo spazio è dedicato ai biancoazzurri. Si è vinta la prima partita, controlla ancora Materica, il gol al 91esimo di Zappella. Allora vi chiedo subito, che impressioni avete avuto da questo battesimo nel nuovo campionato? Avvocato. Molto buona. Note molto positive. Sì, sì. Beh, venivamo anche da due anni di calcio difficile, di campionati, di stagioni difficili, e una partenza di questo tipo è incoraggiante, ma non tanto per il risultato quanto per quello che si è visto in campo. Ho avuto la netta sensazione che Auteri sia, nel senso migliore del termine, un grande mestierante della Serie C. E in Serie C si dice sempre che si giochi male, invece vedo che questo allenatore ha dato comunque un'impostazione a questa squadra, anche a prescindere dai giocatori che vanno in campo. E questo è molto importante, perché a Pescara abbiamo avuto tanti grandi allenatori, e allenatori che hanno tracciato un solco e che ci hanno abituato a dare anche un senso tattico forte alle squadre che hanno allenato. Alcuni non hanno dato questa sensazione, però molti altri sì. Auteri mi sembra che per questa categoria sia un allenatore assolutamente adeguato, con grande esperienza, mi ha dato un'idea anche di un allenatore molto sicuro di sé anche nella comunicazione, questo non è poco, mi sembra molto sul pezzo, e i ragazzi seguono un allenatore che evidentemente ha anche molto carisma. Mi sembrano impressioni molto buone per iniziare nel migliore dei modi un campionato difficile. Siamo fortunati ad essere comunque in questo girone, e questo che se ne dica per gli scaramantici o per gli addetti ai lavori, che ovviamente cercano sempre di evidenziare che la Serie C è molto difficile, ed è un dato oggettivo, però lo spauracchio di quel girone C e di quell'inferno che è costituito dal girone C è stato scampato, e io considero un privilegio comunque essere in questa categoria e poterci giocare le nostre opportunità. Hai già messo tanta carne al fuoco, vorrei sentire la prima impressione di Francesco. Più che positiva, al primo tempo il Pescara ha giocato molto molto bene, con l'aggiunta di una vittoria, che è sempre meglio partire con, come si suol dire, con il piede giusto. L'analisi totale fatta da Luigi è perfetta, perché la Luigi presenza... ricordiamo che è anche giornalista, quindi è vero, no? Trascorsi. La presenza di un allenatore dell'esperienza, del carisma di Auteri è un primo biglietto da visita incoraggiante. La squadra costruita sulle direttive, o comunque insieme all'allenatore, lascia ben sperare, se pensiamo a tutto quello che c'è stato negli ultimi 2-3 anni. Certo, è una partita, ne mancano un'infinità, però la prima è andata, ripeto, a mio modesto avviso, bene, soprattutto per il gioco, indipendentemente, come sottolineava Auteri, per quei momenti, come vogliamo chiamarli, di rilassatezza della squadra nel secondo tempo, per poi anche quella reazione finale, quella cercare la vittoria a tutti i costi, alla fine. Io queste considerazioni le avrei fatte anche se fosse venuto fuori un pareggio. Sì, sì. Sono molto sincero, avrei detto le stesse cose
Quindi il risultato è chiaro che è positivo, il risultato aiuta. Ma quello che conta è quello che si è visto in campo già in questa partita. Allora, facciamo una cosa, prima di sentire Masciangelo e Clinco, un breve flash di Auteri che sottolinea proprio i 90 minuti, lo sviluppo di questi 90 minuti. Sono contento di quello che abbiamo fatto complessivamente. Chiaro che dobbiamo crescere, è chiaro che i 15 minuti del secondo tempo in cui cambiamo l'atteggiamento abbassandoci un pochettino, questo non è un tipo di calcio che per adesso siamo in grado di interpretare, ci hanno fatto un po' abbassare i ritmi, abbiamo dato un po' di campo a loro, noi ce ne siamo presi tanto di campo quasi sempre durante la partita, però è bastato dargli un po' di campo e insomma sono stati bravi e risoluti a pareggiarci la partita, ma non era un risultato giusto, insomma credo che noi abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla prima di campionato i miglioramenti saranno evidenti, sono sensibili, però abbiamo fatto complessivamente una buona gara, una vittoria meritata, poi è venuta così anche con questo afflato con i tifosi che è altrettanto importante. Masciangelo, concordi con l'analisi di Auteri? Concordo innanzitutto, la cosa positiva è anche il ritorno del pubblico, è sicuramente un'arma in più per Pescara. E mi ha sorpreso appunto l'identità che già Auteri ha dato a tutta la squadra, un'identità offensiva, perché anche dall'intervista fa capire subito il messaggio che non vuole una squadra capace di abbassarsi, quindi vuole una squadra offensiva. L'abbiamo visto sabato allo stadio che neanche a farla apposta sono andati a rete tutti e due i quinti, quindi diciamo esterni centrocampo, quindi ha una mentalità offensiva, un'identità, bisogna proseguire su questa strada. Quello che dà fiducia, ripeto, è che già si vede il lavoro svolto da lui e da tutto il suo staff e anche dalla società, perché comunque anche la situazione di Busellato, tutte la società si è fatta sentire. Dopo amplieremo il discorso su questa rivoluzione, perché si tratta proprio di un'autentica rivoluzione che c'è stata in seno alla squadra e anche nello staff organizzativo. Riccardo, che poi l'Ancona Metellica è stata squadra anche organizzata in campo, quindi non era un avversario abbordabile come si pensava alla vigilia. Forse sarà così un po' per tutte le partite, perché poi questa C, parliamoci chiaro, non la conosciamo molto bene, quindi saranno tutte sorprese, e finora l'Ancona è stata una sorpresa positiva. L'Ancona è una squadra che ha giocato un buon calcio nel secondo tempo, diciamo noi abbiamo giocato il primo tempo molto bene, loro hanno faticato molto a prenderci le misure, però nel secondo tempo hanno avuto una bella reazione, ha detto bene il mister, non ci siamo abbassati perché l'Ancona ha pressato. Giusta la vittoria nostra, perché nei 90 minuti meritavamo, certo, la vittoria. Mi è piaciuto anche gli ultimi 10 minuti, l'ultimo quarto d'ora dove abbiamo spinto tanto per arrivare alla vittoria, scoprendoci anche un attimino, ma è logico che nel mondo del calcio quando cerchi la vittoria ti scopri anche dei loro contropiedi. Partita complessivamente divertente, bella. Tra la C e la B ho notato che corrono molto di più. La B correva un po' meno, almeno noi l'anno scorso, quindi ho visto una bella corsa. È una partita divertente, è un giusto risultato. Ecco, come ha detto il mister, andrei a curare non le cose positive ma le cose negative, sicuramente il fatto che per un buon 20 minuti noi sembravamo non entrati in campo inizio secondo tempo. Poi devo dire una cosa sul mister, che sicuramente mettere in panchina Galano, Marilungo e Bosic, che sono tre giocatori che sarebbero probabilmente titolari in qualsiasi squadra di Serie C, è un bel segnale che per giocare bisogna conquistarselo durante la settimana, che non guarda in faccia nessuno. Anche i Valdifiori, un grosso Valdifiori, che sì, ma è arrivato dal Pisa, cioè era una bella panchina. Era una bella panchina, una panchina ricchissima, ecco, questo non vorrei che poi però si potesse tramutare per lui, anche se non riusciamo a vendere, ha dei problemi, perché aveva dei giocatori e ha dei giocatori in panchina molto importanti. Se soprattutto il campionato in panchina deve avere giocatori. Sono ormai decisivi i cambi. Certo. Eh sì, perché con 5 cambi siamo al 50% esatto dei giocatori, eccetto il portiere, di quelli che in campo si muovono, e quindi il momento che tu vai in affanno o la partita l'avevi preparata in un determinato modo e ti accorgi che in campo le cose non vanno, indipendentemente dalle prestazioni dei singoli, se dalla panchina trai nuova forza, nuovi stimoli e nuove soluzioni,
può cambiare. Ecco, la partita, esatto, in Matelica, perché sì, l'ultimo quarto d'ora, con i cambi che ha effettuato Auteri, è entrato Ferrari che si è visto, dava anche una spinta fisica e un'energia superiore, verissimo. Ecco, molti chiedevano, anzi chiedevamo, soprattutto un rinnovamento generale della squadra, un po' di freschezza per quanto era accaduto negli ultimi due anni. Credi che sia stato fatto il necessario per porre fine ad una parabola negativa che è durata due anni e che è stata pagata a caro prezzo poi quella retrocessione? Carissimo prezzo, noi dobbiamo ancora scacciare l'incubo di quelle partite. Riccardo diceva abbiamo creato occasioni, pensavo al campionato dello scorso anno in cui chiudevamo intere partite senza aver avuto nemmeno la possibilità di tirare una volta in porta. Lo diceva il direttore Masciangelo, invece con Auteri abbiamo soluzioni di gioco davanti, davvero sembra il giorno e la notte. È chiaro che è una categoria diversa. Però per rispondere alla tua domanda, sì, la svolta c'è stata, sono cambiate tante cose. Tutto è partito dal mio punto di vista dalla scelta dell'allenatore, perché questo allenatore credo non sia venuto a Pescara se non con la garanzia che ci potessero essere dei cambiamenti e che potessero essere presi giocatori che sono comunque compatibili con la sua idea di calcio, con la categoria, e quindi voglia di correre, fame, voglia di vincere, tutti quegli ingredienti che sono mancati probabilmente negli ultimi due anni, giocatori forse anche demotivati. E diceva Riccardo o Francesco dei giocatori che erano in panchina, giocatori della vecchia guardia, che evidentemente questo è un segnale da parte dell'allenatore sul fatto che comunque nulla è scontato e non bastano i nomi, o il fatto che evidentemente la società sta cercando di trovare una soluzione per giocatori a cui magari può stare anche stretta la Serie C, perché a uno come Galano la Serie C può stare oggettivamente. E allora cito tre nomi: Busellato, fuori rosa, Galano, il cui destino lo conosceremo domani perché sono le ultime 24 ore di mercato, e Memucciai, quindi i tre dello scorso anno che erano un po' messi sotto accusa, soprattutto Galano, Memucciai e altri che non ci sono più. Di questi tre, Memucciai è in campo, ha dato anche un suo valido contributo nel primo tempo soprattutto, però sembra avere delle caratteristiche non adatte al gioco di Auteri. Cioè, è l'allenatore che sta facendo uno sforzo o il giocatore che si sta sacrificando? Ma il giocatore che sicuramente si deve sacrificare, l'abbiamo visto anche forse, anche il fatto di quando si siano abbassati dipende anche dal fatto che comunque sono Pompetti e Memucciai due giocatori, diciamo tra parentesi, adattati, quindi ha sofferto la squadra anche un po' questo. E il messaggio positivo è stato che comunque c'è una linea diversa che fa parte del cambiamento della società, perché le caratteristiche di Busellato in quella fase della partita sicuramente potevano essere utili. Invece la società si è privata, diciamo che in panchina di centrocampisti puri non c'erano, tranne Diambò che è tornata a breve a disposizione. Quindi è la mentalità che società e la parte tecnica sta dando a tutta la squadra, e questo in campo si vede. I giocatori devono seguire la linea tecnica, quindi si è visto un gioco offensivo, di corsa, di aggressività. Mi ha colpito i tre centrali che aggredivano sempre, rischiando anche qualcosa, e compreso anche i terzini che comunque andavano sempre in fondo sia a destra che a sinistra. Questa è una fase di mentalità, quindi sia Memucciai ma chiunque deve adattarsi alla mentalità che l'allenatore vuole dare a questa squadra. Quindi diciamo che si è tornato al rispetto dei ruoli, il direttore sportivo fa il direttore sportivo, l'allenatore ha il suo peso penso specifico. Che sia stato un segnale forte, perché penso che perché qualche anno indietro Busellato costa, cioè in costa termini, ma è costa. Stato chiaro il presidente, quindi è stato un segnale forte che forse qualche anno indietro si cercava sempre di mediare, perché si era vicini al mercato, perché magari, ecco, come ho detto prima della partita, c'è una situazione tecnica che il giocatore ti può servire. Invece da apprezzare il segnale di cambiamento è duro del presidente, che ha detto la sua e manterrà sicuramente la situazione. Ecco Andrea, su Busellato che notizie stanno arrivando? Perché si rischia di arrivare alle ultime ore di mercato con il peso di averlo ancora in rosa, poi eventualmente potrebbe esserci l'ipotesi anche della rescissione, domani può succedere di tutto.
Sì, le parole del presidente Sebastiani e del DS Matteassi sono state chiare, anche se dovesse restare lui sarà fuori lista e quindi non sarà a disposizione. Circa l'eventualità di una risoluzione consensuale del contratto, questa comunque dovrebbe avvenire sempre entro domani alle ore 20, se dovesse avvenire il giocatore poi sarà libero di accasarsi dove vuole e quando vuole, però al momento insomma lui ha rifiutato la proposta del Cosenza. Si era parlato anche dell'Ascoli, ma l'Ascoli non pare intenzionato affatto a fondare per Busellato. Dunque al momento resta un giocatore del Pescara, non ci sono sviluppi, e se così fosse sarebbe anche un costo che resterebbe in capo alla società senza poi poterlo sfruttare in campo, vista la frattura che si è creata e che è insanabile. Luigi, su Busellato qual è la tua idea? Guarda, io mi meraviglio che Busellato non trovi una collocazione in Serie B, perché oggettivamente in quel campionato da incubo dello scorso anno Busellato è uno dei pochi che avrei salvato per qualità e anche per impegno. Scusatemi se vi interrompo, ma il Cosenza che veniva accostato a Busellato nelle ultime ore si è avvicinato a Palmiero e sarebbe un ritorno, quindi anche lì si stanno chiudendo le porte anche per un'eventuale operazione last minute. Beh, due giocatori completamente diversi. Diversi, sì. Però questi sono fatti del Cosenza. No, una riflessione che volevo fare era proprio su questi tre giocatori che tu hai citato, che sono comunque dei giocatori un po' simbolo di quella stagione trascorsa. E ferma restando la professionalità di tutti e tre, questo è indiscutibile, Memusciai secondo me è un giocatore che si accosta di più anche non solo all'identità tattica che può dare Auteri, perché comunque Memusciai scende in Serie C per la prima volta, ma la riflessione è che rispetto agli altri due giocatori Memusciai ha un legame anche con la città, perché Memusciai ha scritto una pagina di storia di questa città, perché Memusciai, ricordo quando andammo a disputare quei playoff a Bologna, faceva l'andirivieni con la nazionale albanese, e forse dal punto di vista del cuore e del senso di appartenenza ha da dare qualcosa di più per il legame con Pescara, e credo che anche la città che deve dimenticare quella passata stagione e alcune prestazioni di alcuni giocatori, anche per Memusciai è stata una stagione particolare con infortuni, la città è pronta anche a riabbracciarlo Memusciai se dà il suo contributo, come immagino. Io sono d'accordo con te, però deve farsi perdonare anche qualche atteggiamento che si è verificato con gli allenatori, ma non solo con gli allenatori, con i compagni, con gli allenatori, quindi se è rimasto vuol dire che meglio, vuol dire che ha delle motivazioni, ha la testa pulita, ecco quello che serve come giocatore. Non si discute sicuramente, però negli ultimi due anni insieme ad altri, non è che adesso è stato il capro espiatorio della retrocessione, però come dici tu, da giocatore ha dimostrato di essere legato al Pescara, forse è stato coinvolto negli ultimi due anni in questa polveriera di uno spogliatoio poco pulito, e abbiamo pagato un po' tutti infatti il problema che dobbiamo risolvere non è tanto problema tecnico-tattico, ma forse il problema dello spogliatoio, che per tre anni è stato la vera causa di tutto quello che è successo. Quindi io non sono così tranquillo su quello che avete detto, perché è vero che la prima giornata, io mi auguro che quest'anno lo spogliatoio... La tranquillità viene data anche dalla forza di Auteri. Assolutamente, ecco. Lui, e anche dalla società che... Lui credo che sia un padre padrone, io lo conosco, per l'ho visto solamente una volta, mi dà una persona molto decisa, una persona un po' molto determinata. E sicuramente serve questo, perché sai, finché sei la prima giornata e hai vinto non c'è nessuna polemica, poi arriveranno i momenti più difficili e sicuramente in quei momenti che lo spogliatoio deve reagire, perché è nei momenti di difficoltà che si vedono le vere personalità e non qualcuno che magari nelle difficoltà o si infortuna o non sta bene o non si presenta. Beh, c'è anche un senatore come Drudi dietro, tra quelli che sì, comunque... Sì, ma ti sto dicendo che anche nella Drudi difficoltà... lo scorso anno in qualche modo è stato... È nella difficoltà che vedi però l'uomo che esce, non quando vinci. No, ma infatti sono d'accordo con quello che dici. Mi auguro, quindi io sarei molto cauto per il momento. La scelta, migliore, ovviamente, prima, alla vigilia del campionato, perché poi è sempre il campo che ci deve dare il responso, cioè...
tu ad esempio uomo di calcio avresti puntato su di lui per questo rinnovamento globale? Sì, perché come diceva anche Kling, cioè, c'ha personalità, c'ha esperienza del settore, ma c'ha una mentalità secondo me adatta per pescare, che è come quello tipo offensiva, di calcio, come sì. tipo di calcio, quindi ha tutti i presupposti che si legano alla città, perché comunque per ricreare dopo una retrocessione, anche per ricreare l'entusiasmo e la persona giusta, l'abbiamo visto già sabato, forse quella vittoria dà forza anche a tutto l'ambiente, perché anche al 90esimo, però vedere tutti abbracciati alla prima giornata è un segnale importante, e viene sicuramente dalla mentalità che lui il primo giorno ha dato a tutti. Quando parlo di tutti, oltre ai giocatori, anche chi compone tutto lo staff organizzativo, tecnico, si respira un'aria positiva. Sai, poi è tutto un clima diverso, perché dopo due anni finalmente... ma su questi puoi costruire qualcosa, sì. Perché comunque anche su questo fatto che comunque sta di vuoti, il giocatore... Io ho sentito uno brivido gli ultimi 15 minuti quando ho sentito incoraggiare, e penso che anche chi è in campo senta questo dentro, e quindi ti trasmette qualcosa di diverso. Quindi anche su questo... tutta la società può costruire qualcosa, il gruppo tecnico, giorno dopo giorno sanno che quando arrivano all'Adriatico si respira un'aria diversa. Ecco, che poi lo stesso Auteri ha bisogno di riscattarsi, perché lo scorso anno a Bari non è riuscito nel suo intento, quindi sì, allenatore preparato, probabilmente le colpe non erano tutte sue, l'ambiente non lo ha aiutato. Bari lo scorso anno avrebbe da dire che, anzi, è stato così. Avrebbe fallito chiunque. La presenza di Auteri qui è determinante, e lo si vede nella vicenda Busellato. Senza tante polemiche, senza tante parole giuste o non giuste, dette bene o fuori luogo, Busellato è stato messo da parte, perché chi ha ragione, Auteri o Busellato? Busellato voleva sentirsi al centro del progetto, aveva rifiutato. Sai, in casi del genere, in casi del genere è sempre difficile chi ha ragione. Io credo che il direttore d'orchestra ha sempre ragione. Se il violinista della filarmonica non risponde alle direttive o alle esigenze o al modo di dirigere il direttore d'orchestra, non cambi il direttore d'orchestra, cambi il violinista. E poi vorrei anche aggiungere che, insomma, sì, Galano in Serie C è un lusso, sono d'accordo, lo stesso Busellato, però insomma tutte queste richieste in Serie B, come facevi notare tu, per Busellato e Galano, non mi sembra che ci siano state, perché capite, il giocatore a un certo punto lo so che fare autocritica, però uno si mette davanti allo specchio e dice porca miseria, ma a me chi mi sta cercando? Nessuno. E allora sto qui e faccio le capriole, e pare che Galano... Credete, sia, ecco, su Galano sia la versione ufficiale della società e del tecnico, che non era in condizioni fisiche, poi le ultime 24 ore ci sono trattati di mercato? Non sono d'accordo con Luigi, subito, sì, io ci credo. Ci credi? Sì, sì, ci credo. All'indisposizione di Galano? Sì. Io non credo, credo che fossero due giorni. Comunque poi vedremo che succede stasera e domani. Credo che precauzionalmente qualunque società avveduta avrebbe tenuto il giocatore approssimandosi 48 ore a disposizione come scadenza per chiudere il mercato. Sì, però se ci si avvicina a Clemenza in maniera concreta vuol dire che non si punta su Galano, perché Clemenza arriva senza Galano. Questo è anche vero, però secondo me la speranza di piazzare Galano fino a domani sera alle 23 mi pare che chiuda il mercato. Hai ragione tu, non credi al problema fisico? No, non credo al problema fisico, credo che l'abbiano voluto preservare, perché se riescono a trovare una collocazione. Io credo che non ci sarebbe stato nulla, è vero che il dubbio può venire, però io credo che non ci sarebbe stato nulla di strano con una personalità come quella di Auteri. Discorso societario, discorso tecnico. Soprattutto gioca Chiarella, poi entra Bocic, addirittura terza scelta. No, allora la motivazione ufficiale era un'indisposizione fisica. Sì, non va in panchina, però. Non è stata una scelta tattica. Ecco, appunto, vuol dire che dietro c'è un retropensiero. Però non vedo non il perché. Ossia, non credo che una società. È diventata la terza scelta, Galano. No, ma esatto, ma io non penso che un allenatore come Auteri o anche una società come il Pescara non possa essere in grado di dire è una nostra decisione, certo, in funzione sì, del. Però con l'Olbia ha giocato, non mi pare che sia stato messo ai margini subito. Se resta è meglio, certo, sperando che resti con la testa giusta, perché l'anno scorso Andrea? I problemini non avuti tanti. Al di là di quello di sabato, che può essere una scelta societario-tecnica, ci sia una situazione anche di caratteristiche in quel ruolo del giocatore.
perché Dursi ha delle caratteristiche, quindi anche in fase di impossesso Auteri ha voluto Chiarella, ha dimostrato, ha fatto una grande partita, perché anche in fase di non possesso di palla comunque vuole determinate cose da quel giocatore, e quindi forse da Galano è andato dritto, è il messaggio che sta dando. Nel 3-4-3 lui lo sa meglio di noi, perché con il calcio è stato dentro da primatore. Col 3-4-3 i due esterni, mo chiamateli esterni, quindi sesti, settimi, ottavi, i due esterni devono essere delle schegge in fase offensiva, ma devono saper anche tornare a dare una mano in fase difensiva con continuità. Ma soprattutto col 3-4-3. Appunto, soprattutto con il 3-4-3, non scherziamo. E su questa dimostra, voglio la scelta, ecco, questo dimostra una volta di più che questo è un allenatore con grande personalità, che esatto, ha idee chiare, signori, che va avanti per la sua strada, non è poco. Di Auteri, ossia la Serie C, io la seguo da una vita, perché quella è la categoria dove sono stato con il Teramo, ma la Auteri è un allenatore che a livello di Serie C ha dimostrato di essere uno bravo. È strano che non abbia avuto una grande opportunità in categorie diverse. Però anche Tommo Rosati era molto però bravo. Però Rosati era ci sono un degli allenatori forse che stanno in quella dimensione. Riccardo, la tua idea? Una scusa elegante in attesa del mercato, certo. Proprio una. Certo. Sono quelle frasi, quelle mezze frasi che aspettano il mercato. Credo che Galano, proprio per le sue caratteristiche, da quello che abbiamo visto, non sposi. Ma perché il gioco, però dire, chiedo scusa, e in partenza lo vogliamo preservare, no, per evitare problemi. Ma, punto. Ma sì, vabbè, ma che c'è di male? Perché ma no, la partenza non è certo. Però io credo che è in partenza, però poi certo non è che credo che se non va via possa essere utile, quindi c'è un po' un dare a avere, la situazione Busellato Galano è diversa, sì, è diversa. Busellato è già fuori. È fuori rosa Busellato. Appunto, e quindi Galano, lo spiraglio per Galano lo mantiene. Galano, se non va via, può in certe partite, perché è un giocatore di categoria superiore, è uno che può risolverti le partite, magari negli ultimi 20 minuti, come è subentrato con l'Olbia, è uno giocatore che negli ultimi 20 minuti utilizzato alla Gantz, poi è uno che entra e se lo metti in aria fa gol. Sì. Andrea, che novità abbiamo da Reggio Emilia? Che ha appena raddoppiato la Reggiana con un gol di testa del centrale Paolo Rozio, però il Montevarchi ha sfiorato in più circostanze il pareggio, che conferma che questo è un campionato molto livellato ed equilibrato. Ora 21:32, ci fermiamo per la prima volta, diamo la linea alla regia, torneremo tra qualche istante, a tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Per tutto il mese di agosto, speciale promo Notti d'Oro. Ulteriore sconto del 20% su tutto, materassi, letti e divani. Consegna e ritiro dell'usato gratuiti. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:37 minuti, rientriamo in diretta con i nostri ospiti, effettuiamo subito un primo collegamento con Milano dove andiamo a disturbare il direttore sportivo della Carrarese, prossimo avversario del Pescara, Vincenzo Minguzzi. Buonasera Vincenzo, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Intanto grazie perché ti abbiamo strappato a cena e quindi ti rubiamo pochi minuti, tanto sei magro, quindi devi restare in forma, insomma. Vincenzo, allora, non ti chiedo notizie di mercato perché domani sarà la giornata decisiva un po' per tutti, ti chiedo quale emozione potresti avere nel ritrovarti il Pescara davanti domenica. Beh sì, è la prima volta, quindi diciamo che sognavo di lavorare per il Pescara, ma adesso lavoro per un'altra squadra e l'affronterò da avversario. L'avrei preferito incontrarlo un pochino più avanti, perché noi purtroppo siamo un po' in cantiere aperto, avendo avuto quei problemi Covid che ci hanno massacrato e ci hanno costretto praticamente a fare una preparazione molto rallentata, e quindi abbiamo perso tutte le amichevoli e via dicendo, per cui però insomma dai. Intanto adesso mettiamo le mani avanti, perché ieri a Pontedera avete fatto una buona partita, un buon risultato, no? No, abbiamo fatto, io non sono molto contento, abbiamo fatto un buon secondo tempo, però il primo tempo non mi è piaciuto, dobbiamo migliorare, abbiamo tante possibilità per fare bene in più, dobbiamo crescere nella convinzione, nell'atteggiamento, insomma siamo partiti un po' col freno a mano tirato, poi dopo piano piano
dopo aver preso quello schiaffo di quel gran gol di Magnaghi, abbiamo reagito, abbiamo pareggiato, potevamo anche vincere la partita. Però insomma, stiamo crescendo, dai. Senti, certo, Vincenzo, tu che sei molto esperto di questa categoria, che girone è questo girone B? Perché sai cosa si dice, è più facile il girone C, non è vero? No, questo è il girone, secondo me, dove ci sono più squadre, dove c'è più equilibrio, dove ci sarà sicuramente più difficoltà. Perché al sud è vero che ci saranno un po' di qualche corazzata, però ci sono anche un sacco di squadre materasse che qui non ci sono. Ho visto la partita del Grosseto, il mio Grosseto dell'anno scorso, che ha fatto contro il Modena. Il Modena è una delle squadre favorite, ma ha sofferto moltissimo a Grosseto, perché è una squadra giovane. E ci sarà da lottare veramente su tutti i campi, perché tante squadre hanno fatto un buon lavoro sul mercato. Senti, come promessa non ti rubo altro tempo, ti chiedo solo sul Pescara qual è la tua idea, che futuro potrebbe avere, anche se è prematuro dirlo. Ma io credo che adesso loro faranno ancora qualche cosina sul mercato, però hanno grosse potenzialità, anche giocatori che l'anno scorso giocavano in Serie D, e quindi dovranno compattarsi, dovranno fare, sanno benissimo anche loro che il campionato è difficile, probabilmente l'avranno visto anche già domenica con l'Ancona, che insomma alla fine poteva anche finire pari. Le partite saranno tutte quante tremendamente combattute. Auteri è una garanzia da questo punto di vista, perché non è ancora abituato a giocare per vincere. Certo, le Pescara lo aspetteranno tutti, non sarà facile sicuramente. Certo. Ti vuole chiedere una cosa Andrea Costantini a volo, Andrea? Buonasera direttore, io mi proietto già domenica prossima, le faccio chiaramente l'invito per questa sua esperienza. Le chiedo, Infantino è stato convocato ma poi non ha giocato a Pontedera, insomma cos'ha? E poi se i due stranieri, Calai e Tunjov, li avrete a disposizione o sono convocati con le nazionali e quindi non ci saranno? No, purtroppo mancheranno, perché sono due nazionali e quindi salteranno questo match tutti e due. Soprattutto il difensore ci pesa, perché dietro siamo abbastanza contati, anche se oggi ho preso un ragazzo dal Bologna, secondo me molto in gamba, però molto giovane. Quindi... Esatto, quindi noi domenica abbiamo giocato con 6-7 under in campo, quindi siamo una squadra completamente rinnovata. Cambiata molto la filosofia della squadra, della società, quindi stiamo cercando di fare un campionato con dei costi diversi da prima, però insomma la squadra secondo me comunque è competitiva, cercheremo di vendere cara la pelle. Infantino domani il mercato si chiude, se non dovessimo essere contenti. Cioè il giocatore è sul mercato, nel senso che potrebbe anche andare via, però a determinate condizioni, se non si dovessero verificare, rimarrà con noi e saremmo ben lieti di rimetterlo in rosa, anche perché ha fatto 30 gol negli ultimi due campionati. Quindi. Vincenzo, ti saluto chiedendoti soltanto, perché è una voce che sta circolando qui a Pescara, non so se circola a Milano, anzi ti chiediamo conferma, Clemenza sta arrivando a Pescara? Ma non so, ne ho sentito parlare anch'io, però sinceramente non ti so dire. Ecco, sapevo che non ci aiutavi. Vincenzo, grazie Vincenzo, ciao, ci vediamo domenica a Carrara. Bocca al lupo per la stagione, da parte di tutto lo studio. Grazie. Vabbè, la Serie C è questa, Luigi. Squadre che tengono anche un Infantino che fa 30 gol in due anni, però in Serie C ci si può anche divertire, perché la partita di sabato ci ha divertito. Ah, sì. Quando si vince ci si diverte sempre, questo è vero. Sì, però è stato un buon livello tecnico. Buon livello tecnico anche grazie al Mateli Cancona, perché lo abbiamo sottolineato, avevamo comunque di fronte una squadra ben organizzata, anche con qualche buona individualità, anche tra l'altro abruzzese, perché c'erano dei giocatori abruzzesi e chi ha realizzato il gol della provincia di Pescara, credo che quel ragazzo sia di Pegna. Di Pegna, sì. E diceva Vincenzo Minguzzi, la Serie C è equilibrata e livellata, perché poi sono categorie in cui, a prescindere dall'organico e dai giocatori, se gli allenatori sono bravi a dare un'identità, a dare una conformazione tattica alla squadra, è chiaro che i livelli tecnici qui non fanno la differenza, nel senso che magari le squadre che sono retrocesse
hanno in organico giocatori tecnici che possono anche trovare la giocata, però il livello medio è quello in Serie C e lì la differenza la fa, secondo me, il progetto dell'allenatore, la visione tattica, l'organizzazione di gioco, e di squadre organizzate evidentemente ce ne saranno. E non posso nascondere che mi ha fatto piacere il mezzo passo falso del Cesena, che è una delle squadre accreditate. Già comincia a vedere i risultati. Certo, perché comunque come guardo in Serie A già un meno 5 per qualcuno, e guardo anche in Serie C il fatto di partire con un più 2 rispetto ad avversarie che dovrebbero essere almeno quelle un po' le tue rivali durante il campionato. Poi qualche sorpresa ce la devi mettere sempre. Hai detto bene tu all'inizio, anche se inevitabile. Se non fosse arrivata la vittoria, i giudizi, credo, almeno da parte mia, ma come dicevi pure da parte tua, sarebbero stati gli stessi, pur in presenza del rammarico per non aver vinto, ma perché avevi visto in campo una squadra che sa come deve stare in campo e sa che cosa deve fare, soprattutto in fase offensiva. Stavamo rivedendo adesso il gol. Quale? Quello di Zita? Quello di Zita. Zita intanto lì è resta a pescare, fuori mercato. Quindi. Lì è tutta. Lì si vede un discorso tattico, sì. Di movimento. Poi a volte ti riesce, a volte no. Però se alla base c'è qualcosa di concreto, ecco. Si può solo sperare per il meglio. Riccardo, non ho capito se ti sei divertito o no sabato sera. Ma guarda, io il loro entusiasmo, ti dico la verità, io sono leggermente più cauto di loro. Adesso stai perché facendo... perché io ti dico, secondo tempo siamo partiti male, abbiamo giocato. Vabbè, c'è anche l'avversario. C'è anche l'avversario, sì, ho capito, però sentire loro è molto. Abbiamo giocato una buona partita, ma non è che abbiamo fatto. Cioè dobbiamo crescere molto. E abbiamo lasciato molto terreno a loro, hanno pareggiato, hanno avuto possibilità anche di andare loro sul 2-1, perché io allo stadio c'ero. Insomma, però devo dire mi è piaciuto l'ultimo quarto d'ora invece del Pescara, che ha cercato la vittoria. Però il mondo del calcio, che non lo inventa nessuno. Buon primo tempo. Sì, buon primo tempo. Un'ora. Sì, ma ti ho detto. 90 minuti, 60 buoni, sì. Se c'è l'avversario è normale, sì, sì. Che così. No. Che ci sta. No, però quando tu vinci 1-0, vinci 1-0 e hai 4-5 gol nel primo tempo per chiudere la partita, devi fare gol. Perché poi alla prima azione hai preso il pari e hai rimesso tutto in discussione. E punti sono punti. Cioè tu sull'1-0 devi chiudere la partita perché hai la possibilità di farlo. Però la palla era capitata, la palla per chiudere la partita. No, le sono capitate 3-4 di palle. E che non abbiamo. Era capitata la palla tu per tu con il portiere, quella determinava la fine della partita. Cioè, insomma, scusa, ci saremmo solo divertiti. Se costruisci nell'arco di una partita 4-5 palle gol. Ma no, ma io guarda, io non voglio essere distruttivo, non lo so. C'è da essere. No, però un pizzico di cattiveria in più ci voleva, secondo me. Questa manca ancora. Sai cosa mi ha convinto? Che il margine di miglioramento del Pescara, che ci deve essere, è un margine di miglioramento che ti fa partire già da una base, cioè oggi il Pescara potrebbe essere al 60%, ma è un 60% che già ti convince. Tutti siamo consapevoli che quella squadra deve crescere, ma probabilmente stanno ragionando così ovunque in Italia, credo. Ma sì, teniamo presente che arriviamo anche. Guarda, anche la difesa alta mi ha lasciato un po' perplesso in certe ripartenze. Davvero, però tu mi dici di dirlo. Da una situazione di difficoltà a livello ambientale, bisogna aver ricostruito tutto da capo, quindi anzi sono stati anche accelerati i tempi per la ricostruzione. Di solito in Italia stavamo parlando della partita. Sì, è vero, sono vere le cose che hai detto, però. Anche la difesa alta ha lasciato, è un attimo da registrare. Guarda, perché ci sono due ripartenze. Un anno di difesa a 5. Ho capito, però sono state due ripartenze dell'Ancona. Difesa a 6 per cercare di non prendere gol. Però si continua a richiedere un attaccante. Il Pescara è in rosa a Marilungo, a De Marchi, a Ferrari, che è entrato attaccante. Ottimamente. Ferrari si torna in condizione. Ma perché questa scelta di avere tante punte e poi se ne cerca ancora un'altra? Perché sono le qualità del gioco che vuole Auteri, quindi c'è determinate caratteristiche. Ad esempio Ferrari è un giocatore che attacca la profondità, è entrato, visto subito che ha dato una sterzata a tutta la squadra. De Marchi secondo me non starà bene fisicamente, comunque sta indietro forse con la preparazione, perché io me lo ricordo, lo vidi a Teramo con l'Imiolese, mi fece una buona impressione, giocavano lui e Lanini
vicini, quindi un giocatore che sicuramente adesso qualcuno può soffrire anche i carichi di lavoro, la preparazione, quindi non giudicare subito. Cerca un attaccante perché la mentalità dell'allenatore è quella offensiva. In un campionato, se vuoi stare al vertice, quello che dicevamo prima, con 5 sostituzioni, devi cercare anche però di arrivare. È vero che De Marchi si può adeguare anche sull'esterno, ma qui sembrano punte centrali, quindi 4 punte centrali. Perché non per arrivare su in alto in Lega Pro devi avere alla fine i numeri che sono quelli dei gol. E quindi se giochi a 3 devi cercare di arrivare a un tot di gol. E vogliono garanzie anche dal punto di vista degli attaccanti, perché giocando a 3, se un esterno ti fa sotto la doppia cifra, comunque tu devi arrivare a ottenere tot gol, e quindi se hai 2 attaccanti barra 3, forse ci sarà anche la mentalità sua di col tempo di poter lavorare anche su un cambio di modulo. Però forse 4 attaccanti centrali sembra un po' eccessivo, o no, Luigi? Per le sue caratteristiche, forse che De Marchi non sia... Sì, De Marchi, l'ho detto prima, si può adeguare. Ma anche lo stesso Clemenza non mi pare che sia un attaccante centrale. È un, però abbiamo già Marilungo, Ferrari, De Marchi, se ne arriva un altro. Secondo me lui ha una tale duttilità tattica, per cui tutti comunque sono utili alla causa. E... d'altra parte siamo sempre stati senza bomber negli ultimi 2 anni e quindi ben venga che se ne cerchi uno, fermo restando che uno come Marilungo comunque in Serie C è un lusso. Io sono convinto che Marilungo è uno al quale se dai fiducia è uno che può fare 8-10 gol in un campionato, ma a occhi chiusi in un campionato come quello, secondo me. Poi è chiaro che se hai altre alternative, hai una panchina più lunga, hai altre soluzioni, il campionato è lungo, hai possibilità comunque oggi di fare anche certo turnover, se ce le hai, giocatori in organico vuol dire soprattutto che sei, se poi De Marchi non viene considerato una punta con determinate caratteristiche, sì. Oggi ne hai 2. No, ma c'è il problema della lista, no Andrea, perché 24 elementi non sono tantissimi con la rosa attuale del Pescara. Allora sono alla ricerca, appunto, perché secondo me domani può succedere di tutto, cercheranno di fare qualche movimento per cercare di, anche col numero della lista, di mettersi al sicuro, comunque arrivare al mercato invernale. Oggi c'è un'identità e alla società va dato merito anche di come sta operando, perché non era semplice. Ne parlavamo, sentivo st'estate, con tutti i contratti che aveva, secondo me, come hai detto tu, c'è stata anche un'accelerata dal punto di vista di togliere alcuni giocatori e metterne altri duttili a una mentalità totalmente diversa, perché sono un paio d'anni che non vediamo una squadra gioca in avanti, che vuole gioca propositiva, quindi anche questo con i contratti che avevi e la squadra che vuoi oggi ottenere, siamo solo alla prima giornata, con un mese e mezzo, devo dire un plauso per Senti, ora. Di Matteassi che ci dici? Guarda, io ne ho parlato con Narciso, che ho avuto a Terme, lui è a Modena, il portiere, e mi ha parlato benissimo, un ragazzo che lavora 25 ore su 25 per questo sport, per questa causa, è giovane, ambizioso, ha già dimostrato qualcosa, ma quello che mi ha colpito sabato è che sembrava il 12° uomo in campo, si è alzato dalla panchina, incitava, e questo per una squadra importante, anche per ricostruire un ambiente, ci vuole una figura giovane che ha voglia sicuramente di arrivare. Perché tu sai cosa si dice a Pescara, che il direttore sportivo non ha Zappella voce in capitolo, non è operativo. Ma ci sono stati dei giocatori che penso questa sia una voce. Allora partiamo dal presupposto che un po' è cambiato il ruolo del direttore. È normale che un po' tutte le società, i presidenti oggi devono comunque avere l'ultima parola, perché sono finiti i tempi di 20 anni fa, quando il presidente delegava, il direttore faceva la squadra e basta. Oggi con le risorse economiche ormai a zero, il presidente 1+1 deve fare 2, e quindi i direttori, è giusto anche nel mio caso, comunque il mio presidente ha l'ultima parola. Però da come ho visto lui ha dato delle indicazioni, alcuni giocatori che comunque conosceva bene stanno dimostrando comunque di far parte nel progetto tecnico, quindi io toglierei questa cosa che fa tutto il presidente, è uno giovane ambizioso che vuole lavorare, vuole fare del suo mestiere un percorso, e secondo me il presidente lo ascolta, chiaramente tenendo conto cosa? I numeri, perché oggi fare calcio in Lega Pro non ci scordiamo che non è facile, soprattutto in Abruzzo, e quindi va dato merito anche a questo, e bisogna stare attenti a questo. Perché tu Francesco lo conoscevi, Matteassi, o no? No. Pensi che comunque abbia
Beh, per esempio di emergere. Questo fatto che ricordava lui di Narciso, che quando è stato a Terni, quando c'era pure lui, se ne era parlato bene. È vero che, a meno che non ci sono contrasti forti, è difficile che un giocatore si esprime in modo apertamente negativo nei confronti di un compagno o di un ex compagno o di un direttore, però questo già suona a favore. Poi il casting di quest'estate da parte di Sebastiani è stato, come posso dire, certosino, ossia ha avuto contatti con più di un direttore sportivo, sicuramente ormai stiamo parlando di Sebastiani, che è una vita che ormai che sta nel mondo del calcio, fa bene, fa male. Però c'è una differenza, che secondo me Sebastiani, scusa Francesco, se ti ho interrotto, secondo me Sebastiani, che è uno che ha indiscutibilmente una buona considerazione di se stesso, e in questi anni ha vissuto tra molto in B e poco in A, e secondo me lui la categoria della Serie B, la categoria cadetta, la conosceva bene. La Serie C Sebastiani non l'ha conosciuta, e Sebastiani quest'anno, tu dici, non conosce la C, lascia fare. E quest'anno Sebastiani non poteva, perché infatti vedi, ha preso un allenatore bravo, super esperto per la categoria. Bravo, la scelta l'ha fatta che fa lui è diverso sul direttore. Capisci? Cioè, secondo me, mentre il condizionamento in Serie B, dove lui si muoveva con una certa agilità anche con riferimento a procuratori, addetti ai lavori, perché ormai e Sebastiani un merito glielo dobbiamo dare, si era integrato perfettamente in quell'humus, in quel terreno di Serie B, e poi in Serie A ovviamente è andata come è andata, ma in Serie B ormai aveva era metabolizzato perfettamente. Anche i procuratori hanno meno voce in capitolo. E certo, la Serie C è un'altra categoria, e dopo 10 anni, ai noi, di ritorno in quella categoria, Sebastiani, che tutti possiamo discuterlo, ma sicuramente non è uno sprovveduto, si è affidato a gente di quella categoria, l'allenatore e un direttore sportivo che conosce bene la categoria. È chiaro quello che dice Masciangelo, l'ultima parola ce l'ha il presidente, ma le scelte tecniche però vengono ispirate da chi ha detto i lavori. Ti sta provocando. Prende qualche anno sabbatico, lascia fare. No, questo non lo credo. No, a livello di... Mi auguro che non se lo prenda l'anno sabbatico, che si ritorni sempre subito in Serie B. Mi auguro che però le lezioni del passato in Serie B siano servite, Riccardo, e affronti diversamente. Che ne pensi di questa idea di... Ma che C, B e A sono tre campionati completamente diversi, e quindi penso che il presidente abbia preso sicuramente, più che il direttore, l'allenatore di categoria che conosci bene, e sui suggerimenti dell'allenatore che conosce i giocatori ha preso un bel ragazzo simpatico che è il direttore, che farà sicuramente bene il suo lavoro. Questo credo che lavorino molto l'allenatore e il direttore, ma non per il presidente, ma credo che siano più loro in questo momento. Perché non conosce la categoria? No, ma anche per quello, ma non è tanto per quello. Per quello no. Ma non lo so, ma questo non lo posso sapere, ma sicuramente non è che un presidente deve conoscere tutto e tutti, sicuramente ha delegato un buon allenatore. Per me tanto delle tre figure, presidente, allenatore e direttore, tanto è l'allenatore in questa squadra, sia per scelte che per... ma più che altro perché è uno della categoria, l'ha presa apposta, insomma. Andrea, anche perché... dimmi qualcosa tu, perché è normale, come dicevi qualche minuto fa, i presidenti hanno più voce in capitolo un po' su tutto, ma dalla Serie A fino alle serie minori. È ovvio che anche probabilmente le delusioni degli ultimi anni hanno, secondo me, un po' condizionato l'atteggiamento verso gente nuova, verso elementi come Auteri, come il nuovo direttore sportivo. Però questo non vuol dire che in passato le responsabilità erano solo del presidente, perché poi gli stessi direttori hanno fatto delle scelte con più voci in capitolo, con meno voci in capitolo. Quest'anno si è cercato di fare piazza pulita, ripeto, dallo staff medico allo staff tecnico sono saltate tante teste, oltre ai giocatori, e quindi anche per quest'area di rinnovamento si cerca un attimo di rispettare un po' i ruoli che necessitano, no? Guarda, io ci sono passato a Teramo, ho fatto 2 anni Lega Pro nell'era Campitelli, e
succede un meccanismo nelle società che dopo tanti anni, 7, 8, 9 anni di gestione, si va a creare involontariamente anche alcune situazioni. E quindi è logico che dopo ormai 10-11 anni, e conscio anche purtroppo una retrocessione, innanzitutto si capiscono gli errori, e comunque il presidente penso l'ha ammesso sempre che qualcosa ha sbagliato anche lui. E poi si crea involontariamente nell'aria una negatività, quindi la famosa frase che si dice lo spogliatoio. Sì, lo spogliatoio, ma le regole le detta sempre dall'alto la società e tutti i ruoli ascendono. Quindi questo, quello che oggi noi siamo, cioè questa euforia per la partita vista sabato, non è altro che il lavoro iniziale di una società che ha voluto dare un cambiamento, conscia sicuramente degli errori fatti in passato. In passato parliamo comunque di 10 anni di calcio che ci ha fatto vedere Serie A, Serie B, quindi non guardiamo solo gli ultimi anni. È quasi, non dico normale, però dopo 10 anni di gestione si vanno a commettere degli errori quasi in automatico. Riccardo, tu vorresti inserirti, lo farei dopo la pubblicità, chiedo solo l'aggiornamento da Reggio Emilia, Andrea Costantini. È finita, la Reggiana ha vinto 2-0 sul Montevarchi, quindi primi 3 punti per la squadra di Aimo Diana. Linea Maurizio Daguì, a tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Per tutto il mese di agosto, speciale promo Notti d'Oro. Ulteriore sconto del 20% su tutto, materassi, letti e divani. Consegna e ritiro dell'usato gratuiti. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Allora, torniamo in diretta, ripartiamo da Andrea Costantini, hai dato il finale della Reggiana, poi altre notizie, Andrea? Per curiosità possiamo dire che si sta giocando anche nel girone C, Potenza Bari 0-1 il parziale alla fine del primo tempo, rete di Scavone per il Bari, Potenza che ha fallito un rigore. Bene, altre notizie riguardanti, ad esempio, sappiamo tutti che le partite ci verranno trasmesse anche da Sky, 8 gare in ogni turno di campionato, non si sa ancora se Carrarese Pescara verrà trasmessa. Allora, questa è una comunicazione che avverrà nelle prossime ore. Ecco, ricordiamo che il campionato è visibile sulla piattaforma Eleven, tutte le partite della Serie C sono su Eleven, più ci sono 8 partite a settimana che vengono diffuse anche da Sky, anche non in esclusiva. Quindi su Eleven si vede tutto e poi su Sky ci sono 8 partite a giornata, mediamente 2 o 3 partite a girone che possono essere viste per chi ha il pacchetto calcio, certo. Su Sky. Beh, può essere anche acquistata la singola partita. Non ho capito. Può essere acquistata anche la singola partita. Sì, sì, anche. Però queste 8 partite sono gratis per chi ha il pacchetto calcio. Chi ha il pacchetto calcio. Ma Sky si arrampica. Allora, Riccardo, che volevi dire prima in riferimento alla situazione di rinnovamento del Pescara, di Sebastiani, volevi aggiungere qualcosa? No, io... Non è che devo aggiungere qualcosa su quello che abbiamo già detto. Hai alzato il braccio. No, stavo dicendo che... A mio avviso la squadra è costruita sull'allenatore, che è un allenatore che ha sempre comunque fatto questa categoria, anche se l'ha fatta nel girone C. Ha preso un direttore che invece ha fatto sia il giocatore che il direttore nel girone B, e lui che non ha mai sceso in C, ci scende così tutte e tre. Adesso, a parte gli scherzi, però, ma no, non è che nel campionato tutti hanno detto sì. Facciamo un campionato da protagonisti, il campionato bisogna vincerlo. E Andrea, a tal proposito, oggi mi raccontavi che il Pescara non vince il campionato, cioè in pratica non conclude il torneo al primo posto da quanto tempo? Dal 74, quando con Tom Brosati ci fu quella promozione dopo tanti anni di Serie C. Dopodiché, da quel momento il Pescara ha avuto altre promozioni nell'83, ma da seconda classificata, nel 2003 con i playoff con Ivo Iacon in panchina e poi nel 2010 con Eusebio Di Francesco in panchina. L'Abruzzo ha vinto il campionato di Serie C con l'Aquila nel 34, col Pescara nel 41, quindi un altro calcio, ancora col Pescara nel 74 e poi ci fu il Teramo del 2015 con il verdetto poi della giustizia sportiva che tolse la Serie B al Teramo di Campi. Che poi erano playoff diversi. Cioè, ecco, qui chiariamo questo. I playoff vinti nel 2003 e nel 2010 da Iaconi e Di Francesco erano i playoff semplici, cioè semifinale e finale, massimo 4 partite. In questo caso c'è un playoff che raggruppa 30 squadre e una sola vince, quindi insomma è molto molto complesso essere promossi senza vincere il proprio girone. Insomma, Luigi, all'Alessandria il Padova nel campionato, certo, appena chiuso la finale. Stavo pensando che anche un anno e mezzo che non vinciamo due partite consecutive è un'impresa non impossibile ma ardua, molto ardua.
Ma è un'impresa difficile, però le carte in regola il Pescara ce l'ha e comunque ce la giochiamo. Sicuramente è un'impresa meno ardua in quel girone rispetto a quanto sarebbe stata invece in un girone con Palermo, Bari. Che... Io sono d'accordo con te, ma non tutti la pensano così, ma... sai? Vediamo se qui dentro... Non facciamo... so quelli che non la pensano come me che riflessioni faccio. No. Facciamo un sondaggio veloce, sì, sei d'accordo o no? Velocemente, non completamente, perché sì o no? Quest'anno la finale è stata fatta tra Alessandria e Padova. Il Catanzaro, che era uno squadrone, è uscito al primo turno contro chi, Andrea? Con l'Albino Lef. Andrea? Sì, sono d'accordo perché gli ambienti soprattutto è quello che nel girone C, cioè, meglio fare il girone B. Riesci a giocare di più, io l'ho fatto per 2 anni, si gioca di più con più tranquillità, non perché il livello tecnico sia diverso, perché giù ci sono tanti fattori che ti vanno a incidere. Anche faccio un esempio, un giocatore Chiarella che deve andare a giocare l'esordio a Bari può avere un approccio diverso rispetto ad andare a giocare l'esordio a Grosseto, per dirti. Riccardo? Pienamente d'accordo, girone C terribile, campi infuocati, sono tornati anche i tifosi, rischi tantissimo, molto meglio stare nel girone B. Forse perché non conoscete i campi della Toscana, di alcune, ma no, mi viene ma da pensare alla Lucchese. Quindi sì, tu sei tra quelli che dicono è difficile anche e molto il girone B. Come no? Certo, è molto difficile anche nel girone B, ripeto, certo il Padova e l'Alessandria, girone A e girone B hanno fatto la finale. Gli squadroni Palermo, Catanzaro, Bari, Catania, dove sono andati? Non sono arrivati nemmeno in finale. È anche vero che non c'era il fattore pubblico. Tra l'altro, lo scorso anno non c'era. Allora tu vai al sud, c'è la squadra che va bene, hai 30.000 spettatori, a nord ne hai 5.000. Sì, ma non è garanzia. No, è una difficoltà. Non è una garanzia. Ma quella è una difficoltà. È difficile anche il girone B, però oggettivamente quel girone C. Andrea, tu avevo di calcio e di mercato, cosa serve al Pescara nelle ultime 24 ore? Ma un centrocampista barra 2, se la situazione Busellato è confermata, assolutamente. Perché comunque, Rizzo più un altro, perché Rizzo sembra... Sì, perché comunque il campionato è lungo e numericamente a oggi il Pescara ce n'ha 2 più di Ambo, diciamo. Quindi se togliamo Busellato. E avanti, ripeto, capire le quali dovremmo entrare più sul discorso di quello che cerca l'allenatore. Da quello che posso intuire, vuole avere maggiori garanzie sulle quantità di gol e quindi sicuramente andrà a fare qualche altra operazione in avanti. Clemenza è un giocatore sicuramente che ti può portare tanti gol, anche un buon piede, quindi anche sui calci piazzati, perché comunque ho visto anche che sui calci piazzati è uno che ci lavora molto e penso che poi intanto puoi proseguire il lavoro impostato, però del centrocampo è quello che sabato mi ha dato maggiori incertezze. Quindi le coppie attualmente sono Pompetti, Valdifiori, Memusciai, nessuno. Diambo, però, come ho detto, le caratteristiche diciamo di tutti e tre per il gioco che vuole lui sono comunque tra parentesi adattate. E quindi Luigi, sei d'accordo anche tu? Sì, a centrocampo siamo un po' contati. D'accordo, al centrocampo nel senso proprio al centro del campo, certo. i due in difesa sì. Ci sono le alternative in grosso, no, anche sulle fasce ci sono, certo. Ci sono alternative a centrocampo, sono proprio i due Memusciai e Pompetti che hanno bisogno comunque anche di ricambi proprio in quell'ottica di panchina. Quanto ti ha sorpreso Pompetti? Ma guarda, non so ancora dare un giudizio perché con l'Olbia mi aveva fatto un'ottima impressione. Sabato. Meglio con l'Olbia. Sabato sì, meglio, un po' meno bene, anche lui mi dà l'idea di essere un giocatore con potenzialità e che può dare ancora tanto altro rispetto a quello che ci ha fatto vedere fino adesso. Poi per Pompetti questa è una grande opportunità davanti a... E la sorpresa Chiarella? Come l'hai vista, Riccardo? Va bene, ha giocato bene, assolutamente non si può dire nulla, però devo anche dirti una cosa, un giocatore in una partita sì, bene, però bisogna aspettare almeno un periodo per poter dare i giudizi. Io, se tu mi fai la stessa domanda che mi puoi fare, se cosa serve al Pescara, io ti dico la verità, una bella punta centrale a me sarebbe piaciuta, uno di quelli che ti garantisca da 10 a 15 gol, cosa che non abbiamo. Cosa che non abbiamo da 5 anni, da quando è andato via la Padula, che
Io, ecco, in giocatore. Diciamo che dopo è arrivato Mancuso. Sì, ecco, da Mancuso. Però in porta in questa squadra ci arrivano tutti. Cioè, non, è chiaro che se sì, ma tu hai visto Olbia in Coppa Italia e in Matelica. È un gioco ancora diverso. Sì, ma... cioè, non è una preoccupazione superiore a tutte le altre, sì, quella del bomber. Sì, ma quali sono quello che ho visto? Ottimista più di quello no, che si è visto. Si sta giudicando. La Coppa, una partita di Coppa Italia, allora, tutti i nostri attaccanti non hanno tra i 10 e 15 gol, e a me piacerebbe averne uno che mi garantisca dei 10-15 gol, cosa che il Pescara non ha mai avuto. Se Ferrari garantisce 10-15 gol non lo so, no, non li garantisci, però Ferrari è un giocatore che in questa categoria sposta gli equilibri se è in condizioni, se sta bene, se non si fa male, Anche Dursi, Dursi è il giocatore che mi ha impressionato di più. Molto bravo Dursi. Perché non è decollato Ferrari secondo te, Andrea, finora? Ma vabbè, comunque il 95 ha avuto dei problemi fisici, però i giocatori devono trovare, avere anche la fortuna, cioè quando hai le caratteristiche, anche la fortuna di trovare un allenatore che sviluppa le sue doti, e quindi certo, bisogna andare a ricercare retrosi un po' i moduli di gioco, i modi di vedere dell'allenatore. Lui oggi è entrato bene, si vede che non è in condizioni, però secondo me se l'allenatore riesce a dargli l'input di un giocatore che prima o poi scoppia, arriverà a doppia cifra perché ha tutte le qualità. Andrea, per tutta l'estate si è parlato di De Risio, ma finora non si riesce ancora, forse però, è una delle poche richieste precise di Auteri. Però sì, appartiene al gruppo di giocatori che lui ha avuto nel Pescara, ad esempio ci sono Dursi, Di Gennaro, Ingrosso, tutti giocatori che lui ha allenato. De Risio anche lui è stato allenato a Catanzaro e Bari, è per questo motivo che la pista De Risio non la si può cancellare fino all'ultima ora di calcio mercato. De Risio resta un potenziale obiettivo, vedremo domani se ci saranno sviluppi tali che potranno portare all'incontro tra domanda e offerta. Quindi Galano sta per partire con la valigia in mano, come si diceva una volta. I giocatori che stavano con la valigia in mano. Poi i giudizi si possono spostare in un modo o in un ma altro. Ma sappiamo che nelle ultime 24 ore può cambiare indipendentemente tutto. Indipendentemente dalla gara di domenica prossima e delle prossime, sì, 2-3, per avere già un quadro diverso, ma si sposteranno in base a quello che succede nelle prossime 24 ore. Fra 24 ore a quest'ora il mercato chiude alle 20 domani sera. Dove essere alle 20. Alle 20, 20, quindi meno 20. Di alle 20, non alle 23. Sì, 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 e quindi se resta Galano... se c'è un bagno di umiltà, la cenere sul capo da parte magari di Busellato e prende una che è fuori dosa. Busellato è fuori dosa, non farà parte sicuramente della squadra. Penso che la società torni indietro. E allora con Galano, con magari qualcuno che prendi, bisogna vedere che centro avanti prendi, se prendono un attaccante e che tipo di centrocampista prendi. Ci sono Rizzo, stati dei giocatori fuori rosa all'inizio poi reintegrati. Togni era sì, fuori rosa, c'è una rosa, devi stabilire 24 giocatori, non, Andrea aiutami, sì, cioè, sì, non, sì. No, non so, ma poi c'è il problema degli under, quindi il fatto di Balzano, America 24, quindi bisogna sicuramente il problema di Balzano è proprio quello, che non si riesce a trovare spazio per inserirlo. Allora, Carrarese in trasferta, Pesaro in casa e poi trasferta a Montevarchi, un inizio non difficilissimo, almeno sulla carta. Però poi partire, sai, con qualche risultato certo, pieno. Certo, anche perché c'è la Lucchese che ha vinto fuori casa, è l'unica squadra del girone che ha vinto. E tu quindi... sei già esperto del no, del girone. Io guardo un si po'. Si vede che sei avvocato sì, però. Sì, io si documenta perché giovedì va in onda a tutto Lucchese campo. Lucchese ripescata, quindi... Lucchese ripescata. È l'ennesima volta. Secondo me il Pescara deve piazzare il colpo con la Carrarese, adesso Vincenzo Minguzzi allenata sicuramente avrà fatto un po' di pretattica, avrà detto che è un cantiere aperto. Però insomma, hanno avuto problemi veramente. Però hanno avuto COVID, problemi davvero, è una di quelle partite dove devi andare a imporre il tuo gioco e far tua la partita. Già questo sarà un refrain della stagione, proprio Auteri non specula mai sul risultato, anzi. No, ed è questo che ci piace perché rievoca un po' allenatori che a Pescara hanno fatto la storia di questa città e avevano la mentalità che oggi ha Auteri, di un calcio offensivo, di un calcio spettacolare, di un calcio in cui rischi anche molto, perché dicevamo i 20 minuti di passaggio a vuoto sono stati determinati secondo me anche da un calo di attenzione, aver chiuso il primo tempo 1-0. Qualcuno ha parlato di calo atletico? Non credo.
non ci sarebbero stati quegli ultimi 15 minuti se cioè, ti sei fermato, sì. Fatti i cambi però. Eh? Fatti i cambi. Appunto, con i cambi gli ultimi 15 minuti. Tu sei poi... tra qualcuno? No, beh, che c'è stato 20-25 minuti di blackout. Ma era più mentale. Ma io non direi più mentale. Questa è reale. No, l'Ancona, no, guarda, scusami. Sarà che io la penso 20 minuti di blackout. 20-25 minuti dove l'Ancona ha dominato la partita. Questo, io ero allo stadio. Sì, anche Auteri ha detto la squadra si è abbassata, no. Abbiamo lasciato troppo campo. Poi, l'ultimo quarto d'ora, il Pescara, preso il gol, ha reagito benissimo. Però, se l'Ancona segnava 5 minuti alla fine, era finito 1-1, finiva. Ho capito, se il Pescara segna due gol delle 4-5 palle gol, sì. Vai all'intervallo sul 3-0. Ma no, ma io era un po' per smorzare questi vostri queste euforia. Non ci lasciare euforia, qui c'è dopo due anni di tristezza, facci godere un po'. Capito, ma no, ma anch'io sono contento, però con un po' più di terra. Gioisci anche tu con noi, che fai? Ma io gioisco con te, però sto un po' più tranquillo. Senti Andrea, tornando al calendario delle prime giornate, diciamo che è abbordabile, no? Più che abbordabile, la vittoria di sabato ha fatto sì che la settimana sarebbe cambiato tutto con un risultato, con un pareggio, sai, lavorare la settimana. Allora, la mentalità che c'ha Auteri con una vittoria avvenuta come sabato, secondo me il martedì la squadra respira un'aria diversa e andranno sicuramente a Carrara a continuare il lavoro che hanno iniziato, e la vittoria può dare una forza importante a tutti perché ti dà credibilità. Ecco, tutti dicono Auteri ha bisogno di tempo, cioè lasciamolo lavorare perché darà risultati, perché ha delle, prima ha delle del idee campionato. Però già sabato ho visto, sì, per esempio i primi 10 minuti, Drudi, che comunque sapeva, senza vedere, cambiava gioco sempre sul terzino che comunque era al suo posto, quindi già ha dato delle idee, quindi bisogna farlo lavorare perché comunque il tempo è stato poco, soprattutto quando la rosa è completa, e chiaramente i risultati ti aiutano ad accelerare il processo. Senti, vi faccio l'ultima domanda su questo rinnovamento che ha coinvolto anche tante pedine dallo staff medico, dal team manager, da altre situazioni del settore giovanile, i vari Di Battista, Geria, cioè sono andati via in tanti. L'importante è il prezzo, è il prezzo che si paga per la retrocessione, Riccardo? Sì, penso di sì, perché ci sono sicuramente meno soldi. Scusami se ti interrompo, ad esempio nel settore giovanile è un peccato che tutte le categorie fino all'under 17 non possono più disputare il torneo a livello nazionale, ma soltanto a livello regionale, e quindi molti atleti ovviamente vogliono andare via perché non fanno più campionato nazionale. Quello che volevo dire, questo del settore giovanile è sicuramente la parte più penalizzata. Perché ci sono meno soldi, perché i giocatori sono ambiziosi, perché è un conto far parte di una rosa di Serie B, magari nel settore giovanile anche con l'ambizione di giocare in B, è un conto far parte di una squadra che gioca in Serie C. Ed è per questo che credo che Geria e Di Battista, che ha detto il Presidente, che comunque sono parcheggiati, nel senso che se per caso c'è, credo, una promozione subito nell'anno, li possa riprendere. Ricordiamo Di Battista a Bologna, una bella esperienza per lui. Sì. Nell'anno in cui va via Zauri, quindi non si sono ritrovati. Però ma, diciamo, il prezzo da pagare. Il prezzo da pagare, ma tutti, anche molto meno soldi. Cioè, già arriviamo da 2 anni dove le squadre di calcio, tutte in tutto il mondo, tranne una, tra le Paris Saint Germain, è in strette economiche. Noi già, voglio dire, non siamo una squadra con un presidente miliardario, siamo una squadra che ogni anno facciamo fatica a fare bilancio, e quindi questo sicuramente è stato penalizzante. Un bagno di sangue questa Serie C, Andrea. Sì, sì, un bagno di sangue perché l'ho vissuta a Teramo, e un bagno di sangue perché c'è un abisso, ci devono essere per forza le riforme tra Serie B e Lega Pro. Quindi i contributi sono praticamente pari a zero, nonostante viviamo comunque anche ancora oggi in una situazione di pandemia. Ecco, una città come Pescara può fare forza sul pubblico sperando che un giorno si torni al pieno, però comunque c'è troppa differenza tra Serie B e Lega Pro. E soprattutto e quindi in questa società ci sono dei costi gestionali purtroppo ancora molto molto, molto alti, per via dei contratti. Dei contratti, ma anche di un'organizzazione che comunque per anni è stata sempre, dobbiamo dire la verità, sempre tenuta alta, perché comunque avevamo Geria, Di Battista, comunque figure importanti che sicuramente ci ha investito sul settore giovanile. Chiaro che con la retrocessione la prima cosa che si va a fare, si va a cercare di togliere dei costi
purtroppo superflui, perché comunque per esempio nel settore giovanile sono due figure che hanno dimostrato ampiamente il loro valore con risultati, certo, con competenza e anche nelle casse della società, però purtroppo delle volte devi fare... Ma questo che vuol dire che le cartucce si sparano tutte quest'anno per tentare la risalita, oppure c'è un piano di investimento che prevede, facendo i debiti scongiuri? Il piano A è di salire quest'anno, il piano B se continuerà ad avere la forza e la pazienza di fare calcio e di provarci magari un altro anno. Certo, fare questi discorsi alla prima partita di campionato non porta bene, dai, li faremo eventualmente. Però se no, a livello societario, a livello di programmazione, è ovvio che devi pensare a quello. Certo, ci pensi un istante, poi l'accantoni, adesso devo pensare a questo comunque campionato. Chi si è allontanato da Pescara, proprio perché Pescara è una bella piazza e comunque sono persone che hanno lavorato bene, non mi risulta che quasi nessuno è rimasto disoccupato, non mi risulta che ci siano disoccupati, quindi tutti hanno avuto una bella vetrina a Pescara, tutti comunque si sono guadagnati la stima e l'apprezzamento dell'ambiente, e questo fa piacere, perché Pescara vuol dire sempre che è una piazza ambita e vuol dire sempre che comunque Pescara è uguale calcio, a prescindere da quello che è accaduto negli ultimi 2 anni. Questo ci deve riempire comunque l'orgoglio. Allora, una domanda a testa me la farà Andrea Costantini, domande flash e risposte flash, perché abbiamo davvero 4 minuti, quindi Andrea veloce, risposte veloce. Ieri per la Carrarese c'è stato un gran gol di Energe. A chi chiedo questa domanda? Ah. Ad Andrea Masciangelo, che mi pare, vado a memoria, lo abbia avuto nella sua esperienza a Chieti, forse lì non fece bene, ieri ha segnato un Eurogol. No, avevo visto subito le qualità di quel giocatore, infatti l'ho sentito proprio ieri. È un ragazzo che aveva già delle qualità, aveva bisogno solo caratterialmente di migliorarsi. Come l'aneddoto è che a Chieti avevo chiuso con la Vitto e poi per una situazione di staff non si fece, andò a Matelica e vinse delle volte in molto queste bravo scelte. Questo allenatore, eh? Sì, io l'ho seguito da tempo, devo dire la verità, anche quando ero a Francavilla che lui non allenava, l'avevo chiamato, poi aveva fatto una scelta diversa. Delle volte degli allenatori, ma come tutte le persone ruolano nel calcio, ci vuole la classica scintilla di fortuna. Poi allenò a Vasto e mi aveva colpito con l'Avezzano il percorso che aveva fatto una salvezza. Bravo, sia lui sia Micciola che conosciamo con Micciola, che è il settore, che è uno dei migliori secondo me, contattato dal Pescara, l'ho confermato anche Sebastiano, di direttori, e quindi delle volte aveva dimostrato comunque che con il lavoro si può arrivare ovunque. Andrea, chi facciamo la prima? Sì, a Luigi Mascia e a Riccardo Clinco. Cito i giocatori più importanti sulla carta della Carrarese, al di là di Infantino che abbiamo sentito è sul mercato, però c'è Andrea Luci, che è anche un ex della partita, 36 anni, c'è Andrea Mazzarani, che però non sta granché bene, dovrebbe partire dalla panchina, e Lorenzo Pasciuti, centrocampista che ha vissuto l'epopea del Carpi di Castori. Poi tanti giovani, c'è anche Abdou Doumbia, che è un giocatore cresciuto nelle giovanili del Pescara, ma parliamo davvero di diversi anni fa. E c'è Totò di Natale, quello è l'allenatore Totò di Natale. Quindi che avversario vi aspettate, tenendo presente che rispetto agli altri anni è un club che ha ridimensionato? Gigi. Ma io credo un avversario di medio livello, che avrà anche molto rispetto per il Pescara, cercherà ovviamente di giocarsela la partita. Però i nomi che hai fatto sono nomi importanti, però in Serie C non basta il nome, ci vuole tanto agonismo, tanta voglia di giocare, di emergere. Io ritengo che sia un appuntamento alla nostra portata, più che alla nostra portata. Riccardo? Ma la penso come lui, nel senso buona squadra, però tra l'altro sono squadre onestamente che non conosciamo, perché tu hai citato dei giocatori che meno male conosciamo, ma sull'organico conosciamo veramente poco. Però sicuramente abbiamo una squadra, un blasone noi, che non è paragonabile a quella della Carrarese, quindi solo per blasone... Ma il blasone non va in campo. Il blasone non va in campo, però, capito, ma... cosa devo dire? Campionato che sicuramente lo conosceremo piano piano. Esatto, nella prima giornata di ritorno sarò un po' più bravo. Andrea, Francesco? Francesco Infantino, 30 gol gli ultimi due campionati. Se sta a spasso, ma uno dei tre presunti centravanti del Pescara, se non ci saranno aggiunte dell'ultimo momento, insomma, tra De Marchi, Ferrari e Marilungo. C'è anche l'ipotesi d'Ursi centravanti, ma insomma lui è più un esterno. Su chi scommetti?
tra questi? Io ho tanta fiducia in Ferrari, perché da sempre si parla come di un attaccante, mi riferisco quando hai un contatto con direttori sportivi come lui o con allenatori, che sicuramente prima o poi dovrà avere l'annata decisamente buona. Quello che abbiamo visto sabato, quei pochi minuti che ha giocato, si vede che ancora non è in condizione, però ha delle notevoli qualità tecniche, va sempre a cercare sia la profondità che la porta, quindi credo che se è destino per lui, e glielo auguro, di trovare un'annata d'oro, mi auguro per il Pescara che sia questa. Ultime due notizie flash: Bellanova, ex Pescara, vicino al Cagliari, e Daniele Dellicarri, che giocava con la primavera del Pescara, sta per firmare con la Salernitana in Serie A. Andrea, chiudo con te perché voglio chiederti qualcosa anche sulla Vastese, su questo campionato che inizierà. Avete allestito anche voi una squadra competitiva. Sì, abbiamo riconfermato il progetto tecnico col mister, siamo rimasti tutti e quindi cerchiamo di fare un campionato importante. L'anno scorso siamo arrivati al ridosso dei playoff, quest'anno cerchiamo di arrivare su, continuando su quello che abbiamo detto anche stasera. Il progetto tecnico è fondamentale, abbiamo un allenatore che ha preso le redini di tutta la gestione tecnica e insieme a Nicola D'Ottavio stiamo facendo un ottimo lavoro e speriamo che i frutti arriveranno. In bocca al lupo per il campionato. Grazie. Grazie a Luigi Alboremasce, ti rivedremo il giovedì sera sempre a tutto campo con Pierluigi, sì. Vasile Walter Nerone. Grazie a Riccardo Clinco e Francesco Di Francesco. Andrea, grazie. E domenica ci sarà l'appuntamento per seguire sia la partita del Teramo che del Pescara. Ringrazio Maurizio Daguini in regia, Loris Bennato alle telecamere. Ovviamente ci rivedremo lunedì prossimo sempre alle ore 21. Grazie per averci scelto.